L'esortazione è quella, quando si va a fare la spesa, a comprare il sacchetto di mangime per il gatto di casa, di comprarne uno in più e da donare a queste gattare che lo utilizzeranno per questi gatti che in questo momento vanno assistiti un momentino di più. È questo l'appello lanciato dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, una richiesta rivolta alla cittadinanza per far così fronte ad una situazione emergenziale dopo il caso di un gattino risultato positivo al Lyssavirus, un morbo tipico dei pipistrelli diverso dalla rabbia classica. Il problema è in questo momento acuito da due fattori, uno è quello della un po' endemica pessima abitudine dei nostri cittadini degli abbandoni nel periodo estivo, poi c'è l'altro tema che l'azienda sanitaria locale ha deciso, secondo me anche correttamente, in un periodo in cui c'è questo rischio di rabbia, di sospendere le sterilizzazioni e quindi le colonie si stanno riproducendo e quindi stanno aumentando di numero e di quantità. Se a questo si aggiunge il fatto che il canile in questo momento è in difficoltà perché sta accogliendo tutti i randagi che vengono raccolti e portati giustamente da loro per fare il periodo di quarantena, si capisce come tutto il sistema, diciamo, di animali d'affezione, non di famiglia, abbia un problema alimentare. La colletta alimentare per le colonie feline 39, quelle presenti in città, sarà organizzata e gestita dall'ufficio ambiente del comune di Arezzo. Daremo anche un supporto, diciamo, logistico per organizzare e per programmare questa raccolta alimentare, nella speranza di, appunto, di ridurre questa problematica sull'alimentazione. Dopo la scoperta del primo caso di Lyssavirus in città, il sindaco aveva emesso 3 ordinanze urgenti. Una di queste prevede l'obbligo per i cani di passeggiare unicamente al guinzaglio. Se trovati vaganti per i cani è previsto l'isolamento di 6 mesi al canile. La struttura così si sta già potenziando. Stiamo cercando di adoperarci, di attivarci in tempi veloci perché tutti i box del sanitario siano funzionanti e quindi per questa, diciamo, emergenza. Quindi conteremo molto presto, in poche ore, di avere 10 posti su 10, di cui parzialmente sono già occupati. Poi andremo a individuare entro la fine della settimana prossima altri circa 4, forse 8 posti, sempre per accogliere questa eventuale emergenza. Io faccio un appello ulteriore alle persone che si tengano stretti i loro amici a quattro zampe. E se capita che l'amico a quattro zampe scappa, lo cerchino subito. Prosegue infine lo screening dell'Istituto Zooprofilattico di Padova sulle colonie di pipistrelli in città. Hanno fatto comunque dei prelievi e stanno studiando per capire esattamente come è arrivato in città questo virus. Non ne abbiamo però evidenza di nuovi, quindi io non invito a dimenticarsene. Sappiamo che dobbiamo tenere l'attenzione alta e quindi la raccomandazione che abbiamo detto più volte, visto che ci siamo, la ripeto, è quella di fare attenzione a un eventuale cambiamento d'umore dell'animale che si ha con sé. Se diventa aggressivo, se comincia a diventare mordace, va immediatamente avvisato il servizio sanitario della nostra città perché deve essere isolato, deve essere verificato.